Dunque, io inizio e poi lascio il posto, perché stasera non è il mio posto, stasera è il posto di quelli che sono qui a fare. Allora, io voglio ringraziarvi. Questa è la serata un po' sfortunata, perché il venerdì alle 6 di sera era impossibile fare di più, perché sei qui, sono già fuggiti tutti per le vacanze del weekend. No, voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti, in particolare Rossano Bellelli, che chi lo conosce sa che è stato il consigliere nazionale della Democrazia Cristiana più giovane in Italia, allora proprio. Adesso è giovanile, Maronello, che peraltro invece è un personaggio importante perché a Carpi, che è una città molto importante, ha una lista sua che prende il 10% dei voti e che decide le sorti del risultato elettorale di Carpi. Allora, questa sera ho preferito fare questo primo incontro per presentarvi che cosa era, niente di più che la ripartenza organica della Democrazia Cristiana. Organica cosa significa? Cioè una ripartenza strutturata, non embrionale. È una ripartenza che inizia dalla Sicilia, come è iniziato in realtà il Partito Popolare per lo Sturzo in Sicilia, quindi non è una novità, e che in Sicilia ha già una presenza importantissima, perché ha 8 consigli regionali, 2 assessori, è già di sopra del 10% come consenso elettorale, certificato, non teorico, e quindi rappresenta una base di partenza che equivale a circa l'1% sul piano, l'1,5% sul piano nazionale. Adesso stiamo organizzando il partito in tutte le province d'Italia, sia pure con una certa gradualità per la fatica che si fa nel momento organizzativo, e abbiamo anche la fortuna che uno dei massimi dirigenti del partito è l'onorevole qui presente, che è un europarlamentare, Francesco Donato, che è un europarlamentare molto proattivo su tanti temi, in particolare su temi che non interessano molto, che sono temi economici, sono temi della libertà delle persone, del futuro, dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che dobbiamo stare attenti che non succeda per non trovarci poi messi molto male fra 10 o 20 anni. Oggi per dire eravamo a Forlì con il consigliere regionale Mastacchi, che ha già dato l'adesione, con i sindaci di tutta l'Appennino forlivese, dove abbiamo nominato il coordinatore regionale, che è l'ex onorevole sindaco di Tredozio, io non mi ricordo neanche. Simona Vietina, l'ex deputato, era stato deputato nell'ultima legislatura, che ha accettato con piacere in caccia, mi sembra di Vadola, c'è una serie di amministratori. Adesso stiamo andando un po' dovunque. Anche a Modena abbiamo deciso di partire istituendo il partito e nominando il primo segretario provinciale provvisorio, che è lui. Conoscete tutti, quindi non ha bisogno di presentazione. È stato presidente della LAB per tantissimi anni, è un imprenditore molto serio, molto conosciuto, che avrà un compito importantissimo, quello di girare tutta la provincia per trovare in ogni comune della provincia un punto di riferimento. Qual è l'obiettivo? Allora, in sede locale, come in tutti i posti, noi faremo le liste dovunque, col nome della Democrazia Cristiana. E a livello nazionale l'obiettivo è di presentare le liste per le prossime elezioni europee e di ripartire per avere una posizione autonoma per quelle che saranno le elezioni del 2027. Le precondizioni sono tutte, in tutti i posti dove loro vanno, più che me, dove vanno loro, trovano un riscontro superiore alle aspettative. E abbiamo ancora un piccolo problema di disturbo, perché ci sono soggetti minori con i quali stiamo già facendo provvedimenti interdittivi, che si riconoscono, dicono di riconoscersi nella vera Democrazia Cristiana, ma la realtà non è così, perché il nome e il simbolo sono già stati certificati al Ministero degli Interni come appartenenti al partito che ha fatto l'ultimo congresso il 6-7 di maggio di quest'anno. In realtà abbiamo anche una causa in piedi, in riserva, nei confronti dell'UDC, proprio per acquisire definitivamente anche il simbolo, cioè lo scudo crociato, che consentirebbe di dare un maggiore smalto all'iniziativa, nel senso che, pur essendo questo, come non sapeva nessuno, neanche io per la verità, il primo simbolo della Democrazia Cristiana,
era il simbolo adottato da Tosturzio e poi dalle Gasperi, la croce di San Giorgio nel 43, nel 45 è stato modificato con lo scudo crociato. E in realtà, posto che quelli che facevano politica prima del 45 ne sono rimasti pochi in vita, tutti quelli che hanno iniziato a fare politica e politica dopo hanno in mente, hanno come ricordo il simbolo dello scudo crociato. Poterlo recuperare nell'intero dà un vantaggio competitivo. Io allora avrei già finito la mia presentazione, lascerei prima la parola al nuovo segretario provinciale che spiega anche il motivo per il quale ha aderito, cosa intende fare, e poi farei concludere all'onorevole Donato che all'esito della cui relazione rimarrete tutti soddisfatti e sentate più di tutti Galli, perché è, come posso dire, in sintonia totale con l'onorevole più di quante volte non lo sia neanche io. Prego, dai, lui e poi. Grazie, buonasera a tutti. No, io sono, per chi non mi conosce, Luigi Munari e ho il mio percorso, diciamo così, di rappresentanza. La rappresentanza è, può avere tanti significati, però direi che la rappresentanza datoriale, ho già fatto un'esperienza, penso anche a livello regionale, nazionale, e questo mi ha arricchito di quelle che sono le conoscenze, soprattutto della conoscenza del tessuto sociale. Oggi rappresentare dal punto di vista un partito politico a me ha interessato semplicemente perché quando il professor Samonì ne abbiamo parlato e mi ha chiesto questo impegno, devo dire che si basa su dei punti di riferimento molto importanti, vale a dire la cultura. Vale dire la cultura, non solo l'impresa, cultura per me significa l'apertura mentale dei cambiamenti per riuscire a guidarli e soprattutto per riuscire a conoscerli e senz'altro cercare di portare quelle istanze che servono laddove ci sono a livello anche del Donato, soprattutto quando si bypassa quelli che sono ormai gli interessi di una provincia importante, di una provincia che di fatto è una provincia globale, non è più una provincia che rimane chiusa all'interno di un recinto culturale di autoriferimento. Oggi l'autoreferenzialità forse è il male maggiore che stiamo vivendo, di conseguenza noi cerchiamo di aprire il nostro modo di ragionare, ma soprattutto di fare politica partitica come rappresentanza, semplicemente cercando di insegnare alle nuove generazioni quella che è la cultura sociale, la cultura della convivenza, la cultura, diciamo, nel rispetto di tutte le forme che ci sono a livello sociale, perché i cambiamenti sono in atto, sono in essere e di questo non dobbiamo prendere atto. E non vedo bene che ci siano, poi in definitiva quando si parla di cultura si parla assolutamente di rispetto, di conseguenza inserire e educare i giovani a una cultura innanzitutto del rispetto delle generazioni che sono arrivate prima di loro, perché oggi vediamo che, tornando al mio discorso di autoreferenzialità, è veramente una mancanza che vedo, una spaccatura che vedo nella mentalità delle nuove generazioni per portare e per darci da fare, per cercare di aiutare quelle che sono, diciamo così, le generazioni che gli hanno dato la possibilità di poter in qualche modo esprimersi e avere un tenore di vita sicuramente migliore forse di quello che non abbiamo trovato. Cosa che però loro, a mio avviso, manca per loro. Manca la cultura innanzitutto del lavoro, la cultura del dovere, hanno molto molto sensibile la cultura del diritto, ma questo se non viene sostenuto da un apparato del fare, da un apparato che, dove esiste un ceto medio, dove ha sempre creato e continua a creare ricchezza, soprattutto in una provincia come Modena, io direi in Emilia Romagna, io direi che molto probabilmente non ci sarà più il cambio generazionale che porterà avanti questi valori, che porterà avanti sicuramente le nostre istanze dal punto di vista anche etico e
dicevamo prima nell'intervista, qua si parla sempre di green, si parla sempre di cose che sembrano che stiano a mezz'aria, però oggi è il momento di riuscire a mettere a terra quelle che sono le azioni del fare, le azioni su cui eventualmente le future generazioni si potranno basare per poter portare una società a un livello di sfida globale, perché oggi si tratta di sfida globale. Allora, nella mia breve introduzione vorrei sottolineare che innanzitutto ringraziare la Francesca Donato che è qua a testimoniare quello che è una apparentemente una cosa nuova. No, indipendentemente dal numero che siamo, da quello che vogliamo diventare, noi rappresentiamo quello che è stato sicuramente un passato glorioso di un partito che ha mantenuto l'equilibrio per decenni, quello che è uno stato sociale che meno male ha progredito e ha creato ricchezza. Di conseguenza noi vogliamo in qualche modo, con gli aggiustamenti che servono per i tempi che mutano, vogliamo comunque ricreare quella cultura che serve, naturalmente prendendo per mano i giovani, dove l'autoreferenzialità deve essere un qualcosa di merito e non deve essere un qualcosa di diritto. Perciò io vi ringrazio di essere questa sera, speriamo che, come ha detto il professor Samori, riusciamo a creare, almeno partendo dal territorio, perché solo partendo dal territorio si vanno poi a inserire nei rappresentanti che abbiamo a livello nazionale e europeo quelle che sono le peculiarità che serve a questo territorio. Perché noi dobbiamo comunque continuare a pensare che il territorio, e solo il territorio, con le persone, le donne, gli uomini che vivono e lavorano tutti quotidianamente, possono in qualche modo mantenere la ricchezza che in qualche modo abbiamo. Perché nessuno, forse i giovani lo danno per scontato, ma non, purtroppo il buon Delelli, visto che è stato un giovane militante nazionale, non è scontato e non è detto che debba comunque rimanere sempre questo status quo. Noi stiamo cercando di fare la nostra battaglia per quello che vediamo a livello nazionale, forse anche europeo, ma io mi riferisco più a livello nazionale, questo grande vuoto di questa, diciamo, mancanza di attenzione dei cittadini a quello che sono le attività della politica partitica. E noi cerchiamo di esprimere quelle cose reali, vere, concrete, che servono poi per dare gambe a quelle che sono, diciamo così, le volontà e i valori che noi portiamo. Intanto vi ringrazio e cedo la parola. A tutti, diciamo che se questa è la partecipazione di un venerdì sera di luglio con 35 gradi, fatemi l'applauso da soli, perché io non mi aspettavo tutto questo genere. Quindi, grazie veramente a voi. Per me è veramente un'emozione e un grandissimo onore partire con questo, diciamo, tour nazionale per presentare il progetto della nuova Democrazia Cristiana. Che è partita appunto dalla Sicilia, ma si sta muovendo per radicarsi poi in tutte le regioni, partendo proprio da Modena, che è una città che ho conosciuto nella mia giovinezza, perché mi sono laureata qui in giurisprudenza, pur quando vivevo a Padova ho compiuto i miei studi gli ultimi 2 anni qui a Modena, è una città che ricordo con grandissimo affetto. Grazie al segretario Samori. Appunto abbiamo organizzato questi incontri, questo giro, per me è fondamentale, perché da sempre, da quando sono stata eletta nel territorio delle isole, perché io, pur essendo di origine veneta, da 25 anni vivo a Palermo, lavoro, famiglia, tutto a Palermo, per me la presenza sul territorio è fondamentale, perché purtroppo una delle principali problemi, secondo me, della politica di oggi, ma in generale, è che spesso ci si arrocca nei palazzi e si perde il contatto con la realtà. Noi eurodeputati abbiamo veramente un lavoro molto impegnativo. Io ho la curiosa abitudine di andare a Bruxelles, di starci da lunedì a venerdì, perché siccome siamo membri di commissioni, dobbiamo studiare, dobbiamo emendare, dobbiamo discutere, eccetera, gioco forza devi esserci e anche
poi è anche importante avere delle relazioni, intrattenere dei rapporti sociali, umani, con i colleghi, con i commissari, insomma il lavoro è fatto anche di presenze, quindi la presenza durante la settimana lì ci obbliga a lavorare sul territorio o nel fine settimana o nei periodi, diciamo, le settimane cosiddette verdi o comunque durante le vacanze, ma è un impegno molto assorbente, ma secondo me è altrettanto importante il lavoro, diciamo, proprio legislativo, istituzionale che facciamo a Bruxelles, come quello che si fa nel rapportarci, nel confrontarci con la cittadinanza. Io l'ho fatto moltissimo in Sicilia e Sardegna, adesso, visto che abbiamo questo bellissimo progetto che ci appassiona veramente tanto, perché non solo io, ma tutti coloro che sono entrati in questo progetto lo fanno con grandissimo entusiasmo, e come voi sapete la Sicilia è sempre stato un po' laboratorio politico, vi assicuro che la risposta dai giovani siciliani che stiamo avendo è veramente straordinaria. La scelta che ha fatto il nostro segretario di puntare veramente tutto sui giovani, sulle donne, candidando e affidando gli incarichi assessoriali appunto a ragazzi, ragazze, trentenni davvero, è una scelta azzeccatissima, perché l'energia, l'entusiasmo, l'impegno, la dedizione che dimostrano questi ragazzi dimostra che è appunto questa la formula vincente. Noi siamo in una società che affronta delle sfide ed è in evoluzione continua e rapidissima, e il dinamismo che dobbiamo tutti avere per far fronte ai continui aggiornamenti, al continuo bombardamento di informazioni, alla necessità di essere come dire, anche fisicamente presenti, muoverci, spostarci, richiede una energia che i giovani meglio di chiunque altro possono assicurare. E soprattutto poi io credo che oggi, in questo momento storico in cui siamo usciti da veramente uno dei periodi più bui della storia del dopoguerra, che è stata la fase della pandemia Covid, no? In cui tutte le nostre certezze, tutto ciò che davamo per scontato improvvisamente è crollato, e ci siamo ritrovati in una dimensione surreale, quasi da incubo, da film. Oggi i giovani hanno un'incertezza, un'angoscia verso il futuro che è esplosa drammaticamente rispetto a quanto già ne avessero prima, perché l'incertezza per il futuro un po' è una costante, no? per i ragazzi e le ragazze, oggi è diventata davvero quasi patologica in alcuni casi. E quindi i ragazzi hanno bisogno di modelli di riferimento, hanno bisogno di parametri etici, hanno bisogno di valori per cui combattere, che diano un senso alla loro esistenza, che diano un senso alla loro vita, al loro impegno sociale. Vediamo che molto spesso i ragazzi giovani vengono diciamo incuriositi, attratti dalle proposte dell'estrema sinistra, un po' sui temi della diciamo ideologia green, no? Che appunto li porta a lottare per la natura, per salvare il pianeta, via dicendo, o anche su temi di diritti civili che riguardano appunto la categoria LGBT e tutto ciò che ne consegue. Questi sono temi che sicuramente hanno un'importanza per tutti noi, ma sono troppo riduttivi. E soprattutto vengono spesso gestiti in maniera manipolatoria per portare i nostri ragazzi e le nostre famiglie verso direzioni che spesso coincidono più con degli interessi privati, industriali o di altro tipo rispetto all'interesse di preservare la dignità della persona umana, la libertà dell'individuo e garantire il migliore sviluppo e la migliore partecipazione delle persone alla vita economica e sociale del paese, creando soprattutto delle polarizzazioni. Noi vediamo che in qualsiasi tema ormai ci sono i pro e i contro, i sì e i no, e c'è proprio la volontà nella comunicazione di mettere in questi due mondi uno contro l'altro, di fomentare uno scontro ideologico perenne, nel quale ci si accusa reciprocamente di inadeguatezza, di ignoranza, di inesperienza, via dicendo,
e si finisce per arroccarsi su posizioni appunto estreme. Bene, in questo contesto si rischia davvero di perdere di vista il buon senso, la razionalità e la formula che, come dicevano i latini, meglio statu virtus, la formula di compromesso che riesca a diciamo conciliare le opposte esigenze che in ogni questione politica si pongono con una soluzione che non scontenti del tutto nessuno dei due contendenti, ma che anzi trovi il modo di soddisfare uno e l'altro interesse in maniera equa. Questo è il lavoro che manca, questo è il lavoro che ha fatto nella storia la Democrazia Cristiana, che hanno fatto i partiti di centro, che sono nati, ricordiamocelo, nel secondo dopoguerra, proprio anche allora, in seguito ad una grandissima crisi di valori e di coscienza, di sconforto, dopo gli orrori del nazismo, del fascismo, dopo la caduta di tutti i principi morali ed etici, dopo la negazione assoluta delle libertà individuali, è nato un partito che ha messo nella Costituzione italiana, nei primi 12 articoli, i valori fondamentali del nostro ordinamento, le libertà fondamentali e i diritti umani fondamentali, e su questo scheletro ha costruito appunto una carta costituzionale che ha informato tutta la nostra legislatura, tutta la nostra legislazione, tutto il nostro ordinamento giuridico. Oggi, secondo me e secondo noi, quel sistema è in pericolo, perché questi estremismi, questo sviluppo tecnologico iperaccelerato, questo continuo porsi anche da parte delle istituzioni europee delle sfide ideali, assolutamente ideali, però non concretamente raggiungibili se non in tempi molto più lunghi di quelli che vengono fissati nei calendari di scadenza 2030, scadenza 2050, eccetera, con il termine ambizioso come che si butta lì come prezzemolo in qualsiasi frase, progetto ambizioso, dobbiamo la sfida del giorno, ma si perde di vista la sostenibilità non solo ambientale, ma economica, sociale, culturale di questi progetti, di queste proposte. E chi ne fa le spese sono le famiglie, i giovani, gli anziani, i lavoratori. Purtroppo siamo in una fase di regresso economico, di depressione, perché abbiamo l'inflazione che si accompagna ad una perdita chiaramente del valore d'acquisto, ad una, diciamo, anche il famoso tempo della globalizzazione. In questo momento c'è una involuzione, perché anche a causa delle tensioni geopolitiche e della chiusura dei confini nei confronti della Russia, le tensioni con la Cina, cioè stanno portando ad un'inversione di tendenza, mentre prima appunto era tutto aperto, tutto favorito, adesso invece ci sono le chiusure, cioè la volontà di liberarci dalle dipendenze delle forniture estere, perché si ritiene che l'autonomia strategica per alcuni settori sia fondamentale per garantire l'indipendenza dalle pressioni esterne. E quindi tutti questi temi vanno governati con grande equilibrio, e l'equilibrio si riesce ad avere solo quando si hanno due cose: fortissimi valori ed esperienza. Fortissimi valori ed esperienza sono cose che chi ha nel proprio DNA i valori democristiani ha sicuramente, perché al di là della presenza di una fede religiosa che molti di noi possono avere ma molti no, l'appartenenza ad una cultura cristiana che più di qualsiasi altra ha messo al centro l'uomo, l'individuo, la assoluta unicità dell'essere umano, il valore del libero arbitrio, della libera scelta, e quindi la pari dignità di tutte le persone senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di ceto e via dicendo. Tutti questi sono valori sacri per tutti noi, che accompagnati dall'esperienza di chi ha vissuto una vita di lavoro o di politica o di ricerca o di quello che è, può essere attrezzato per decifrare le sfide attuali e saperle affrontare.
quello che manca ai nostri ragazzi, quello che manca ai nostri giovani, perché tanti valori che per noi erano scontati, erano solidi, granitici, per loro oggi non lo sono più. Vengono bombardati di messaggi molto contraddittori, si informano e si fanno influenzare dagli influencer che propongono dei modelli di vita, dei modelli etici quantomeno discutibili a volte. I valori fondamentali, la vita, la morte, la protezione dei bambini, dell'infanzia, eccetera, vengono rimessi in discussione, si parla con grandissima nonchalance di eutanasia, di aborto, diciamo oltre i primi mesi di gravidanza, di aborto a termine, di aborto post natale, ci sono tanti temi etici davvero dirimenti, tutti i nostri ragazzi sono molto interessati anche dei temi appunto LGBT, perché molti di loro sperimentano sulla propria pelle queste situazioni, per i genitori è anche molto difficile a volte orientarsi su come comportarsi, su come seguirli. E c'è bisogno di un faro etico e c'è bisogno di una politica che abbia il coraggio di affrontare i temi, che non abbia più la disponibilità a ricevere dei diktat e dei tabù, che non sia più disponibile a farsi ghettizzare in recinti ideologici e che sia capace di ascoltare, di dialogare con chiunque e di trovare delle sintesi. Questo è quello che ci serve oggi, il metodo democratico basato sui valori costituzionali, valori della Repubblica e della democrazia. Questo lavoro che noi vogliamo esportare con il nostro modello di progetto politico, crediamo che possa trovare davvero un grande ascolto e un grande successo, perché tanti settori produttivi, a partire per esempio dal mondo agricolo, dell'allevamento, della pesca, oggi sono davvero preoccupati. La legge che è stata approvata due giorni fa al Parlamento europeo sul ristoro della natura è una legge che era stata fortemente avversata dalle associazioni di categoria, perché sostanzialmente obbliga i Paesi membri a ritornare, a riportare gli ambienti naturali allo stato degli anni 50 entro 25 anni. Quindi un salto indietro di 70 anni accelerato in 25 anni, con delle conseguenze, un impatto socio-economico pazzesco che non è stato adeguatamente calcolato e del quale nessuno si preoccupa. Viene così affrontato in maniera molto spicciola, riduttiva, dicendo vabbè, ma tanto creiamo tanti posti di lavoro. Per fare cosa? Le guardie forestali dei lupi che non si mangino i turisti, per dire? Ma al di là delle battute, ci sarà un tema di riduzione dei suoli coltivabili, degli spazi di pesca, una riduzione della produzione di cibo, quindi della nostra autonomia e sicurezza alimentare, posti di lavoro, edilizia abitativa, sicurezza idrogeologica, prevenzione del dissesto idrogeologico, perché ridare spazio alla natura selvaggia può essere tanto bello, diciamo sotto un punto di vista bucolico, quanto poi nella realtà è complicato dal punto di vista della vita umana. Cioè noi siamo tutti amanti dell'ambiente e della natura, ma crediamo che la natura vada preservata, ma lasciandola compatibile con la vita umana. È ovvio che se per diciamo ricreare un bellissimo ambiente naturale devo favorire la proliferazione di serpenti velenosi o di, che ne so io, di animali pericolosi, in quell'ambiente l'uomo ci sta un po' maluccio. E quindi nella storia il percorso è stato l'opposto. Oggi invertire il processo in nome di un ideale di quel tipo lì, se fatto senza alcun criterio, come purtroppo questa legge vuole proporre, ha proposto e impone di fare da oggi in poi al nostro governo, avrà
delle conseguenze pesanti. Quindi c'è una grande preoccupazione in questi settori, c'è una grande preoccupazione sul tema dei fondi europei, della spesa, dei famosi fondi per la coesione territoriale, che ormai sono rimasti l'unica fonte di sostentamento per appunto la spesa degli enti locali, per la manutenzione dei territori, per i servizi alla popolazione, eccetera, perché nel momento in cui il bilancio degli enti pubblici, degli enti locali, così come quello nazionale, è strangolato da dei vincoli esterni, dal vincolo di bilancio, del patto di stabilità, che impongono continui tagli alla spesa, continue diciamo riduzioni del budget per stare nel limite del 3% del deficit, del 60% del debito e non sforare, non far salire, finisce che i soldi per diciamo fare la manutenzione delle strade, degli ospedali, fornire i servizi ai cittadini, prevenire il dissesto idrogeologico e via dicendo, non ci sono, e la soluzione che l'Europa propone è: non c'è problema, ci siamo noi, ci sono i fondi europei bellissimi che sono peraltro finanziati da noi comunque, no? Ma non sono fondi che noi possiamo spendere e utilizzare per quello che riteniamo ci serva, no? Possiamo spendere e utilizzabili per quello che l'Europa decide che sia prioritario fare, e quindi in questa legislatura l'agenda europea punta su Green Deal e digitale, transizione verde, transizione digitale, quindi passaggio dalle fonti energetiche fossili che vengono demonizzate. Ormai la CO2, l'anidride carbonica, viene presentata come fosse una sostanza altamente inquinante quando la emettiamo noi respirando. Quindi ce l'abbiamo nel corpo, la produciamo, ma è inquinante. E quindi siamo inquinati pure noi, siamo inquinati noi, sono inquinati le mucche, le capre, le pecore, sarebbero inquinati anche gli animali selvatici, però quello va bene. Cioè vanno bene cinghiali senza controllo, però maiali elevati no. Ci sono dei misteri, no? Che poi ogni tanto si scoprono. Però dico, ribadisco, al di là delle battute, c'è una postura davvero irrazionale che ci porta ad avere poi delle leggi, delle soluzioni insostenibili. Allora, quello che serve fare oggi è riportare un po' le cose sul terreno della razionalità e della sostenibilità. L'Europa, appunto, con il discorso dei fondi europei pone mille condizioni, mille vincoli per la spesa di questi soldi. Vediamo infatti come i famosi fondi del PNRR si farà fatica a spenderli, perché se non vengono spesi con gli obiettivi e nei tempi previsti, che sono molto stretti, non verranno erogate le successive rate, anzi saremo costretti a restituire quelle già ricevute. E anche questo è un tema grave, cioè l'aspettativa che hanno i cittadini nei confronti dell'Europa, al 90% è l'Europa ci dà i soldi per fare le cose che ci servono, ma ahimè molto spesso le cose non stanno così. Ed è importante anche comunicare questo, è importante che si renda edotta la popolazione di chi sono le responsabilità, perché quello che viene deciso in Europa viene deciso dai governi dei Paesi membri e dai parlamentari eletti nei Paesi membri. La cosa che manca davvero in Europa, e per la quale noi chiederemo insieme ad altri una riforma radicale dei trattati, è l'iniziativa legislativa del Parlamento, perché l'Europa è l'unica, l'Unione Europea è l'unica istituzione al mondo dove il Parlamento non ha l'iniziativa legislativa, ma ce l'ha solo la Commissione. Quindi il Parlamento può solo emendare le proposte scritte dalla Commissione, che decide lei su cosa si fa una legge. Il Parlamento può fare una relazione di iniziativa in cui dice alla Commissione: Commissione, per favore, ci fa una legge su questo, questo e questo, la deposita, la vota, e poi la Commissione, se ha voglia, cioè se c'è l'interesse di qualche lobby forte, la fa, e se no la lascia lì. Per non parlare poi delle petizioni, io sono in commissione petizioni. Non esiste uno strumento più inutile, mi dispiace dirlo,
è veramente ingannevole per i cittadini europei, che è quello delle petizioni. E si continua a illudere le persone che, mettendo firme di qua e di là, si riescono ad ottenere dei risultati. I risultati si ottengono con la rappresentanza politica dei partiti. Bisogna riportare la gente a capire che votare è importante, che scegliersi i propri rappresentanti con criterio è importante, e che la politica, la democrazia rappresentativa parlamentare è la ricetta che ci è stata consegnata e che noi dobbiamo far funzionare, scegliendo con attenzione chi ci rappresenta, controllandolo e pretendendo chiaramente le risposte, l'attenzione, eccetera. Purtroppo oggi c'è una grave crisi anche di fiducia nella politica, perché il fatto che le decisioni vengano prese a Bruxelles, le leggi scritte dal Parlamento europeo poi diventano direttamente applicabili in Italia, che le regole decise che vincolano i bilanci nazionali siano quelle che poi impediscono nei fatti di fare tutte le cose promesse in campagna elettorale, perché in campagna elettorale tutti promettono tagli di tasse, tutti promettono aumenti di pensioni. Tutti promettono soluzioni mirabolanti, che poi, guarda un po', si arriva lì e la ragioneria generale dello Stato ti dice no, non si può fare. Ci si scontra col fatto che ci sono dei muri, ma quei muri lì ce li siamo messi noi, li abbiamo scritti noi anche in Costituzione. Il pareggio di bilancio l'ha fatto il governo Monti e l'ha messo in Costituzione a Ferragosto mentre eravamo a farci il bagno. Questa cosa si deve prendere il toro per le corna e cominciare a invertire la direzione, perché se non si cominciano a individuare le cause vere dei problemi e ad agire in maniera scientifica per rimuovere gli ostacoli, i blocchi alla fonte, l'acqua non arriva più. Ed è inutile che continuiamo a raccontare favole alle persone dicendo no, ma io poi troverò il modo di fare. Non è vero, così si alimenta solo la sfiducia nella politica. Quindi la nostra proposta non sarà una proposta di idee mirabolanti, soluzioni facili, loro non sono capaci, io sono più bravo, faccio quello che non hanno fatto gli altri. No, la nostra deve essere una proposta di seria critica, di seria analisi delle criticità e soprattutto di impostazione di un percorso che vada a rimuovere i veri vulnus della democrazia: il conflitto di interessi che in Europa è endemico, regna in tutte le istituzioni, a partire dalla Commissione, a partire dal Parlamento, tutte le agenzie tecniche, tutti i comitati di consulenza e di esperti. Mi sembra normale che tutti i comitati di esperti sono fatti da persone che lavorano per delle lobby, che si avvantaggiano dai pareri e dalle leggi dello Stato. Questa è una. La trasparenza. Serve una battaglia per la trasparenza. È mai possibile che i processi decisionali del Consiglio e della Commissione siano totalmente non trasparenti? Quello che si decide in Parlamento, se voi vi collegate con il sito del Parlamento europeo, i dibattiti sono pubblici, le commissioni sono pubbliche. Quello che si decide in Consiglio qualcuno l'ha mai visto? No, è tutto a porte chiuse. Nessuno sa quale Stato membro ha chiesto qualcosa, si è opposto, che argomenti ha usato, chi ha fatto leva, chi ha lottato o no. Primo. Secondo, nella Commissione le dinamiche fra le lobby e i commissari e le agenzie, chi le conosce? Nessuno. Noi abbiamo fatto una battaglia per chiedere alla Commissione di rivelare il contenuto integrale dei contratti firmati dalla Presidente con le case farmaceutiche alle quali sono stati ordinati e pagati milioni di dose di vaccini Covid. Non sono mai stati rivelati. Abbiamo chiesto alla Presidente di riferire in aula sul contenuto dei messaggini di SMS che lei si scambiava con il Presidente di Pfizer Albert Bourla durante la negoziazione per milioni e milioni di dollari.
soldi pubblici. Quelle clausole lì che noi non possiamo conoscere, che in realtà conosciamo perché sono state, diciamo, pubblicate in maniera, e che hanno indebitato i paesi membri per i prossimi 4-5 anni con costi faraonici totalmente sconnessi dai costi di produzione per dose e via dicendo, perché non li possiamo vedere? Dice che se li è persi. Ed è la stessa cosa che ha detto quando fece la stessa cosa da ministro della difesa tedesco gestendo gli acquisti delle armi e le consulenze per la difesa. Noi ci troviamo di fronte veramente ad un sistema marcio e non possiamo rassegnarci a consegnare ai nostri figli un sistema marcio in cui la democrazia è solo una pia illusione. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare una battaglia di valori, una battaglia per dare ai nostri figli un mondo in cui la politica è di nuovo un'arte nobile, dove votare ha un senso e dove dirsi democratici non significa essere di sinistra, significa essere italiani, significa essere europei, significa essere parte di una cultura moderna, occidentale, civilizzata. Non deve essere un marchio che contraddistingue un orientamento politico e che quindi è retaggio solo di qualcuno, deve essere un sistema nel quale si vive e si può tutti ugualmente raggiungere, vivere in maniera decorosa nel rispetto delle libertà altrui ma anche delle proprie, perché anche il tema della libertà, oggi la libertà è declinata come quella di chi, che ne so, può decidere come mettere su famiglia, come avere figli, con chi, con l'utero di chi, o comunque cosa fare della propria sessualità, della propria fisicità, e cosa far fare ai minori. Ci sono temi molto delicati, attenzione, io non ho risposte per nessuno, le risposte però le dobbiamo trovare, dobbiamo avere il coraggio di affrontare questi temi scabrosi, divisivi e affrontarli con i nostri ragazzi, con i giovani e capire i nostri valori dove ci portano, quali possono essere le soluzioni che rispettano la dignità umana dei nostri figli, degli altri, delle nostre famiglie e assicurano alla nostra società uno sviluppo armonioso, equilibrato, che abbia un futuro, che non ci rassegniamo allo spopolamento, non ci rassegniamo alla denatalità e non ci rassegniamo al fatto che per avere i banchi di scuola pieni di bambini dobbiamo alimentare un traffico di migranti che si basa su organizzazioni criminali senza scrupoli, che mettono 400 bambini nella stiva di una barca senza salvagente, una barca che affonda dopo un quarto d'ora. Noi dobbiamo lottare contro queste atrocità se vogliamo dare anche ai nostri figli l'immagine di essere adulti coraggiosi e con una dignità umana e politica adeguata alle loro aspettative, perché si aspettano molto da noi. Ho parlato assai forse, però vi faccio prendere la mano. Sono tanti i temi che ci si pongono di fronte e un altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, stare al passo, controllare appunto lo sviluppo rapidissimo della tecnologia, il fatto che non diventi un problema piuttosto che una soluzione per le nostre vite. Insomma, abbiamo bisogno davvero di creare una classe dirigente all'altezza, all'altezza del momento che viviamo, della necessità di garantire un futuro sostenibile alle nostre nuove generazioni, e dobbiamo coinvolgere le nostre nuove generazioni in questo percorso perché si sentano partecipi, perché superino la sfiducia e il distacco dalla politica e perché sappiano costruire insieme a noi il futuro che meritano.
e che, di cui hanno un disperato bisogno, e hanno un disperato bisogno di credere in qualcosa, di credere di poter avere un futuro vivibile per se stessi e per i loro figli. E io credo che su questo potremo trovare un punto di incontro con tante persone che potranno avvicinarsi al nostro partito e dare una mano e aiutarci a crescere, perché è il momento di una proposta nuova. La nostra proposta è questa, e io sono felice di avere tutti voi qui e di poter contare sul vostro impegno, sulla vostra passione e sulla vostra capacità di tradurre in fatti queste parole e di veicolarle per far crescere il nostro partito, a partire da Modena, a partire dall'Emilia Romagna, e portare persone come noi nelle istituzioni, dai comuni alle province, alle regioni, al Parlamento europeo, al Parlamento italiano quando sarà, perché l'impegno personale dei cittadini è l'unica ricetta contro la mala politica. Grazie del tuo, Francesco, benissimo, grazie, perché effettivamente è stato molto esaustivo su quelle che sono le linee, diciamo così, che sono l'indicatore di quello che può essere le basi di una vera politica partitica basata sui territori, basata sulle esigenze dei territori. Giustamente ha citato e ha spaziato giustamente in quanto lo conosce in tutto il mondo europeo, però è anche vero che quando si parla di efficienza, quando si parla di risultati o di chi legifera, perché poi alla fine andiamo a vedere gli esiti di una ricaduta sul territorio, vediamo che la regione Emilia Romagna ha fatto un buco circa la Corte dei Conti, lei ha citato la Corte dei Conti a livello nazionale, che giustamente dice stop quando si va oltre quelle che sono le entrate rispetto al bilancio statale. Anche la regione, però la Corte dei Conti della regione Emilia Romagna ha permesso di sforare di circa 85 milioni solo sulla parte, diciamo così, della sanità in Emilia Romagna, che in teoria dovrebbe essere un'eccellenza di programmazione, dovrebbe essere un'eccellenza di servizio e quant'altro, però vediamo che comunque qualche dubbio molto probabilmente a me viene, perché sostanzialmente effettivamente forse ci sarà bisogno di questo, ma forse se andiamo a scavare su quelli che sono i limiti di spesa che ci dobbiamo dare per andare e in che modo spendiamo i soldi, perché i soldi spesi è giusto spenderli, ma è giusto spenderli bene, perché devono dare dei risultati, se non danno dei risultati vuol dire che sono spesi male. E l'altra questione, che comunque mi fa piacere che anche voi possiate prendere atto, che come diceva la Francesca, partiamo da Modena, sono della Sicilia, partiamo dall'Emilia Romagna. Non a caso l'Emilia Romagna è una di quelle regioni dove essenzialmente c'è un humus di credibilità, di valori che è sotto traccia, ma è veramente risvegliando questi valori si riscopre che c'è gente che ha coraggio, gente che ha alle basi per portare avanti dei ragionamenti per il futuro dei nostri giovani, ma soprattutto insegnare a loro che serve un grande, grandissimo coraggio in un tempo dove purtroppo la politica non è più quella bella ideologia che poi ribalta sui territori quelle che sono le iniziative in cui loro o il Parlamento legifera. Purtroppo la politica è diventata troppo autoreferenziale, come hai detto all'inizio, e questo naturalmente è un danno per tutta la cittadinanza, tant'è vero che dobbiamo, ripeto, con coraggio andare a risvegliare quelle azioni realmente pratiche, perché faccio un esempio molto semplice. Abbiamo impiegato 10 anni dopo l'incompiuta del governo Renzi sulla riforma delle Camere di Commercio, no? Abbiamo impiegato 10 anni a veder nascere una Camera di Commercio che Reggio, Parma e Piacenza. Modena si sostiene per il famoso limite dei 70.000 aziende iscritte, per fortuna che rimangono, speriamo che crescano, e invece la Romagna sta andando per conto suo, che non è ancora riuscita a trovare sintesi. Allora, tutto questo significa
lei parlava di fare lobby, ma c'è modo e modo di fare lobby. La lobby serve, la lobby è giusta, purché sia una lobby votata a quello che è un indirizzo di portare sul territorio quelli che sono le ricchezze, quelli che sono i valori, quelli che sono un'economia, perché oggi viviamo in un'economia globale, ma ricordiamoci che, come è stato citato prima, l'economia è un boomerang, l'economia globale è un boomerang gestito solo esclusivamente per fare speculazione. A questi punti, se viviamo in un mondo talmente esasperato sulle speculazioni, faccio un esempio, buttato lì, ma questo concedetemelo, semplicemente perché quando c'era il governo Monti, 12 anni, 10 anni fa, lo sappiamo cosa abbiamo patito in provincia di Modena, con Bologna, con il terremoto, a un certo momento questi signori si sono permessi di dare 3 giorni di estensione dal pagamento delle tasse su persone che erano 6-7 mesi che avevano i capannoni crollati, con un'economia ferma in un'area che faceva il 2,8 il 2% del PIL nazionale. Cioè, in certo momento, signori, queste questioni non hanno ragione di essere. Personalmente allora guidavo un'associazione che io mi ero veramente arrabbiato e sono riuscito a portare tutta l'Emilia Romagna datoriale, compreso i sindacati, dal governo Monti alla Sala Verde per dirgli che cosa hai fatto, che cosa hai combinato. E loro sono ben coscienti di quello che fanno, sapete. Non pensiamo che loro a un certo momento non hanno la capacità di sintesi, di vedere quello che stanno facendo. È proprio un sistema radicato, chiamiamolo di compensazione, in particolare sulla via Emilia, perché qui della Sicilia, no? C'è questa famosa diatriba sul fatto di dire mafia. Normalmente quando si parla di Sicilia si parla sempre di un sistema sociale abbastanza inquinato, no? Beh, pensiamo che sulla via Emilia in Romagna sia molto meno inquinato. Allora, a un certo punto, quando la società si va a istituzionalizzare e si vanno a creare dei bacini di competenza dove si lavora in monopolio, la democrazia è in pericolo. La libertà di azione deve essere libertà di poter affrontare quotidianamente il lavoro, di potersi guadagnare con un sano stipendio senza dover ringraziare nessuno, perché il merito deve ritrovare un valore eccezionale per ogni individuo che ha il coraggio di affrontare la giornata. Perciò io chiedo a voi che siete qua, visto che parte da stasera quello che è un coordinamento a livello provinciale, e speriamo di poter essere di supporto sia a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale, portando poi le istanze a Francesco a livello europeo, che sulle speculazioni anche la buona Lagarde si dovrebbe guardare allo specchio se fosse qualche lobby dovrebbe in qualche modo pensare di accantonarla se vuole veramente combattere l'inflazione, perché ci sono tanti modi per combattere l'inflazione. Loro hanno scelto quello della speculazione, io avrei fatto un'altra scelta, però ognuno ha il suo modo, il suo metro, la sua misura. Di conseguenza, partendo da Modena, io spero che la Democrazia Cristiana rinnovata per quello che riguarda non tanto i valori, perché bene o male ci siamo qua e perché li abbiamo ben presenti, li abbiamo ben attivi nel nostro DNA. Di conseguenza io mi auguro che riusciamo a trovare un'organizzazione che possa dare, come ha suggerito la Francesca, un messaggio a quella 50 persone percentuale di gente che oggi non crede più nella politica partitica. E noi pensiamo. Fra poco devo scappare all'aeroporto, forse il signore voleva fare una domanda. Sì, infatti lasciavo. Lasciavo esattamente, perfetto, allora scusate la mia lungaggine, ma era solo per cercare di voi di avere un supporto da chi voi è disponibile per riuscire poi a portare avanti questo progetto che fate questa sera. Perciò chi vuol fare una domanda, ben volentieri. Andiamo in sintesi allora. Prego. Una preghiera in modo con tutti i gruppi che ci accompagnano, eccetera, quando siete lassù o quando sei in Sicilia, quando sei da tutte le parti, le parole di passaggio. Passaggio è l'unico
situazione che ha consentito di sapere le vie a carico sono state fatte, le altre le ha accennate prima un attimo anche in Europa, grazie a Dio, così, è l'unico modo perché è stato chiesto che ci sia la parità, ci sia la possibilità di farlo. Fate liberare per voi. Guarda, io ho partecipato a tutte le iniziative che hanno chiesto la liberazione, tutto quello che è stato possibile fare per Assange, la nomina per il premio Sakharov, eccetera, l'ho fatto ma con il cuore. Purtroppo lì c'è un problema che deriva dall'amministrazione degli Stati Uniti, per cui certe iniziative di Wikileaks hanno comportato un danno alla la sicurezza dello Stato, eccetera. Quindi io sono una grandissima fan di Assange, di Julian Assange, come lo siamo tanti di noi. Non so se basteranno questi appelli per risolvere la situazione. Io credo che la vera soluzione potrà arrivare da un cambio di amministrazione alla guida degli Stati Uniti. Ci saranno le primarie a novembre e potrebbe l'anno prossimo, sempre a novembre, esserci un nuovo presidente degli Stati Uniti che cambia un po' anche lì rotta. È quello che tutti speriamo, soprattutto sul tema della libertà. Abbiamo una croce. Esatto, le crociate. Esatto. Bene, grazie. Della magistratura che stabilirà se abbiamo davvero finalmente il diritto esclusivo ad utilizzare lo scudo crociato e speriamo che vada così. Però io credo che alla fine il simbolo ha un valore, ma ciò che conta sono le idee, sono i valori che abbiamo dentro e le persone che li portano avanti. Quindi con o senza scudo crociato noi non ci fermiamo e con questo simbolo già abbiamo avuto dei grandissimi risultati in Sicilia, credo che possiamo continuare ad averli nel resto d'Italia, perché i nostri figli, i nostri ragazzi che sono il futuro non sono affezionati ai simboli storici come possiamo esserlo noi. E quindi dobbiamo dare il giusto valore alle cose. Sicuramente è un valore, ma nell'ipotesi in cui non dovesse andare bene, non ci dobbiamo certo fare frenare di questo. Io purtroppo vi devo salutare perché Francesca naturalmente buon ritorno a casa e avremo occasione comunque di confrontarci nei prossimi momenti di incontro che avremo anche per la prossima. Guarda chi sei.